potrei chiamare qua veramente il creatore di Nathan Never, nonché sceneggiatore, regista, fumettista, tutto quello che è inerente, diciamo, la cultura dell'immagine nei suoi vari aspetti, è lui, Beppi Vigna. Anche qualche rappresentante dei supereroi farebbe piacere che venissero, quindi sicuramente Stefano Calboni, il leader nonché fondatore, uno dei leader, sono tutti un po' leader, se vogliamo. Gianni, dove sei? Eccolo qua. Applauso anche per Gianni. Ciao Gianni. 2 secondi per sistemare le sedie. Stefano, verrà anche qualcun altro? Mari, se la sente? Te la senti di venire? La cantante, la voce femminile del gruppo. Dunque, prima di iniziare, se voi però mi concedete qualche minuto. Sì. No. No, no, siediti qua. Poi dopo devi volare durante il concerto. Eccoti qua. No, se mi concedete qualche minuto, invece, io prima di dare il via a questa interessante piccola conferenza, vorrei che facesse un saluto particolare la padrona di casa, ovvero la nostra preside, la dottoressa Giuseppina Miceli. E quindi le chiedo di quantomeno fare il saluto. Come si dice in gergo, il saluto dell'amministrazione, quando si fanno le cose nei comuni, qualche volta, in questo caso l'amministrazione scolastica. Questo teatro, come ho detto prima, è molto bello e rappresenta una perla culturale. Sì, rappresenta una perla culturale in quello che a volte è definito un quartiere un po' duro, che secondo me. Non so cosa voglia dire duro o morbido, però qualche volta un po' difficile. In questo caso, nel nostro piccolo, oggi abbiamo contribuito a renderlo un pochino meno duro. La parola alla dottoressa Miceli. Non vale, non era previsto questo, non dovevo dire niente. Io mi ha fatto piacere mettere a disposizione questa sala che è della scuola, quindi io ritengo che sia della scuola, ma di tutti. Perché è giusto che questa sala che abbiamo noi come scuola sia anche soprattutto aperta al quartiere, che vengano sfruttate il più possibile. E spero che Bruno abbia intenzione di fare altri interventi, organizzare altri spettacoli. Va bene, io vi auguro buona serata. Grazie alla preside. Ma la preside si passerà anche poi per il concerto delle sigle dedicate ai cartoni animati. Sarà benvenuta. Sì. Canto, guarda, qui c'è una cantante, una docente che è cantante ed è molto brava, ha già cantato in uno spettacolo organizzato dai ragazzi, insieme ai ragazzi, quindi se vogliamo farla cantare. Bene, ma credo che dopo canterà, ma credo che canteranno tante persone dopo. A parte perché tutti hanno il testo dell'inedito di Nathan Never, ma perché molte canzoni le conosco. Allora, io darei subito la parola al moderatore, diciamo, culturale di questa serata. Tra l'altro è già stato ospite qua, se non sbaglio, qualche mese fa, forse, per un'altra. No, ma qui Beppi Vigna. vabbè, io innanzitutto vi ringrazio per questa occasione. Ormai Bruno e i supereroi sono dei vecchi amici, perché ci vediamo almeno una volta all'anno in un'occasione di musica, a me fa molto piacere. Poi quest'anno, questa sorpresa, quando mi ha telefonato Stefano e mi ha detto che avevano deciso di dedicare una canzone a Natalia, chiaramente mi sono sentito, così come i miei due colleghi, ci siamo sentiti lusingati e ci fa enormemente piacere. Non è un periodo straordinario per il fumetto, perché noi veniamo dagli anni 90, Nathan Never è uscito nel 1991, dove veramente c'era un boom incredibile.
sono passati 25 anni da allora, però siamo qui, ci siete voi che siete venuti anche, penso, per ascoltare questo inedito che ci incuriosisce. Nathan Never è un personaggio che ha avuto un grandissimo successo, che ha cambiato la vita mia e di quelli che con me lo hanno realizzato. È uscito praticamente in tutto il mondo. Prima mi chiedevano dove è attualmente stampato l'Italia. Attualmente c'è un'edizione in Croazia, un'edizione in Spagna, tra l'altro che sta andando anche molto bene. Però è stato pubblicato in Brasile, ha avuto un'edizione negli Stati Uniti, praticamente in tutta Europa, anzi. Un giornale, una rivista specializzata francese ha scritto che è il fumetto di fantascienza più diffuso nel mondo, che forse mi sembra un'esagerazione, perché fumetti di fantascienza diffusi nel mondo, pensiamo a Flash Gordon, che viene ancora stampato, un fumetto degli anni 30. Però insomma ci fa piacere. Credo anche che la mia presenza insieme ai supereroi sia pertinente, nel senso che io sono un po' più grandicello di loro, però abbiamo lo stesso background, veniamo dalla stessa cultura, anche perché loro sono così noti soprattutto per le cover delle sigle dei cartoni animati. Io ero già grandetto quando sono arrivati i cartoni animati giapponesi, soprattutto in Italia, però lavorando nell'ambito della comunicazione, del fumetto, ero un attento così, spettatore di quei programmi. Mi ricordo perfettamente quando apparve Atlas UFO Robot, che rappresentò anche un momento importante, perché inaugurava anche un nuovo palinsesto della RAI, si proponeva poi qualcosa che veramente non si era mai visto. Ma già anche prima io e i miei colleghi cercavamo di tenere d'occhio quello che accadeva nel mondo, quindi molti eroi che poi sono arrivati con i cartoni animati, soprattutto parlo di quelli giapponesi, anche se poi nelle loro canzoni ci sono sigle di altri eroi. Però ci tenevamo informati, quindi avevamo magari dei fumetti originali giapponesi che leggevamo, studiavamo più che altro. Infatti Nathan Never quando uscì era un fumetto che risentiva molto di questa cultura nuova. Vi ricordo che in quegli anni sia i cartoni animati che venivano censurati dalle reti Mediaset, perché chiaramente non avevano capito che erano qualcosa di diverso, non tutti per un pubblico di ragazzi, mentre invece c'era stato anche da poco il boom delle televisioni, per riempire i palinsesti compravano di tutto e non facevano distinzione, poi si accorgevano che c'erano delle tematiche dure che non erano adatte a un pubblico di ragazzi, invece di metterli da parte tagliavano, insomma, sono state anche cose. Però sono qualcosa che è rimasta e che è inciso fortemente nell'immaginario di noi tutti, e lo dimostra il fatto che ai nostri concerti ho visto sempre un sacco di gente entusiasta e poi uno si aspetta, uno che non sa le cose, si aspetta di vedere soltanto i bambini piccoli, invece no, perché assolutamente i bambini non erano nati. È qualcosa che ha colpito profondamente una generazione che oggi ha 40 anni o anche 50. Ed è successo con i cartoni animati, con le sigle, un po' quello che è accaduto molto tempo prima, negli anni 30, quando arrivarono sulle riviste a colori i primi personaggi del fumetto avventuroso americano. Ci fu veramente uno shock generazionale, lì si formarono degli intellettuali che poi sono quelli che hanno cercato di portare avanti il fumetto italiano, il fumetto come fenomeno culturale, e che nel fumetto italiano hanno contato molto, pensiamo a Vittorini, Umberto Eco, Oreste Del Buono, ecco, erano quei ragazzini che erano stati colpiti moltissimo dall'uscita su giornali come L'Avventuroso, di questi personaggi che allora erano Tarzan, Flash Gordon, Brick Bradford, che adesso magari al pubblico dei più giovani non dicono niente, però l'impatto dei cartoni animati giapponesi usciti nelle televisioni, grazie anche alle sigle che sono diventate popolarissime e che si ascoltano sempre volentieri, perché ogni volta che loro suonano, che
sentiamo queste canzoni, veramente sono delle emozioni che riaffiorano. Questo secondo me è molto importante, è qualcosa che grazie appunto alla musica, è qualcosa del nostro passato che ci portiamo dietro, che facciamo rivivere. Dicevo, l'impatto culturale del cartone animato, soprattutto quello giapponese, nel nostro costume, nella cultura popolare, è stato fondamentale, e secondo me adesso se ne vedono anche gli effetti, non soltanto nel fumetto, non soltanto nei cartoni animati che poi vengono prodotti anche fuori dal Giappone, ma proprio nella cultura popolare in generale. Adesso stiamo vivendo l'esplosione di un nuovo modo anche di raccontare, di vivere l'intrattenimento con la realtà virtuale, la realtà aumentata, l'immersione totale nelle esperienze ludiche con i nuovi videogiochi. Bene, tutte queste nuove tecnologie sono estremamente influenzate da questa cultura popolare che in cui i cartoni animati hanno rappresentato veramente un momento fondamentale. Quindi io vi ringrazio di questa serata, ringrazio Bruno e gli amici supereroi, e attendo di sentire la canzone che avete dedicato. Ma vi metto subito tranquilli, perché veramente il piacere che loro, poi sono stati ovviamente anche lettori di Nathan Never da tempo, quindi insomma non potrei mai, cioè per me è un onore che abbiate pensato di dedicare una canzone al nostro personaggio, eppure li conosco, sono sicuro, sono bravi e sono sicuro che avranno fatto una cosa molto buona. Che non vi conoscono, dopo si faranno coinvolgere dalla vostra musica, quindi capiranno insomma che non sto dicendo nulla di particolare, perché loro sono proprio bravi, e speriamo anche al Centro Internazionale del Fumetto di incrementare questa collaborazione, che comunque già da qualche tempo funziona. Nell'argomento a piacere sei andato bene, adesso vediamo. Io vorrei fare una domanda al componente chitarrista, uno dei chitarristi dei supereroi, sì, Stefano Carboni. No, una domanda personale, non è chiaramente, anche se siamo in una scuola, però. No, non è un'interrogazione. Come vi viene, come è venuto, visto che ormai voi avete già 16 anni, credo, alle spalle, 17 anni, allora, come è venuto in mente 17 anni fa di creare una, cioè, qual è stata, diciamo, la fiammella che ha cominciato a bruciare, che quando eravate già comunque grandicelli, nel senso che non eravate più dei bambini degli elementari, di riprendere in mano il discorso delle sigle giapponesi, portando però nel vostro repertorio praticamente per la maggior parte sigle giapponesi della vecchia generazione, quindi non le nuove come magari potevano essere Dragon Ball o Pokémon, anche se avete anche quel repertorio, però principalmente quelle che invece erano degli anni 70 e 80. Non avete pensato che magari forse i bambini di 17 anni fa avrebbero potuto non capirle, oppure puntavate a un pubblico invece decisamente di più adulti? Innanzitutto ciao a tutti, può dire ciao? Sì. Prima cosa volevo ringraziare Beppi, perché comunque c'è l'onore, è il nostro, perché c'è l'avere in lui, il reattore di Nathan Never, comunque, e noi eseguire questo pezzo dedicato a lui, sua presenza per lui è il massimo, quindi un grande applauso sinceramente. Un'altra cosa più seria ancora, Mario, hai detto che non devi parlare, però hai parlato già due volte. Allora, adesso cominciamo a dire. Applauso anche per questo, per Mario. Però stai rispondendo alla domanda. Adesso rispondi magari alla domanda. Hai preso un po' di tempo, dai. Allora, vabbè, qual era? Va bene, no, il fatto è questo, che 17 anni fa comunque sono
veramente. Adesso sì, sì, ho accumulato le mie due passioni, che una comunque è la musica e l'altra sono i cartoni, e allora ho avuto questa idea così. È nato quasi per gioco, alla fine è stato un po' duro trovare più che altro le persone per questo, perché alla fine in Sardegna non c'era nessuno che faceva questa roba, e allora un po' di sacrificio, testa dura, perché quella ce l'ho anche se non ho capelli, ma c'è una testa molto dura. Ci sono riuscito, poi grazie a persone fantastiche che stanno con me, perché se no non avrei voluto fare niente tutto questo. Quindi li ringrazio pubblicamente tutti, tranne Mauro perché è antipatico. Fate questo, poi non so. È andato via. Chiesto, allora. Ditemi voi, perché mi ha chiesto? Come ti è venuta la scintilla? La scintilla, ok. La scintilla. Dei cartoni. Il fatto è che alla fine i cartoni vecchi perché? Perché comunque sono quelli che abbiamo vissuto noi, quindi ci viene facilissimo fare quelli, e li facciamo anche in un certo modo, nel senso con il cuore, questa parola che viene usata. È vero però, perché alla fine sono quelli che hanno segnato la nostra infanzia, che comunque quando riascolti ti fanno pensare a dei momenti, e alla fine è quello. Parole scontate, però se quella è la verità, è così. Però poi capiamo che si va avanti, comunque i nuovi cartoni arrivano, e quindi è giusto anche comunque affrontare anche le nuove sfide, nel senso pezzi che per la verità a me piacciono anche quelli moderni, quindi vanno bene anche quelli. E poi vabbè, riguardo a Nathan io farei parlare un po' lui. Sì, infatti la domanda successiva era quella inerente proprio a Nathan Never, perché avete fatto questo balzo dall'animazione giapponese, che comunque di fantascienza tratta, perché i robot giapponesi chiaramente si parla di fantascienza, invece ha una fantascienza più metropolitana. Come si può coniugare un po' la vostra passione a questo bellissimo brano, tra l'altro che io ho già avuto modo di ascoltare, di leggere anche il testo, ma forse lo stiamo leggendo tutti, che è proprio una tua composizione, giusto? Sì, quindi è colpa mia anche questo. Non è merito, è proprio colpa mia. No, innanzitutto ciao a tutti, ovviamente. Bravo Gianni. Bravo. Grazie. C'è da dire che io ero in piedi quando mi hanno detto ascolta, ma perché non facciamo, c'è questa possibilità, scriviamo una canzone, un testo per Nathan Never. Lui ha visto i miei occhi brillare, io mi sono seduto, ho detto, perché io ho tutta la collezione di Nathan Never, non solo di Nathan Never, perché ne ho veramente, mia moglie può testimoniare quanti fumetti ci sono in casa, tanto che qualche collezione l'ho dovuta abbandonare per una questione proprio di pratica, di spazio, cioè o loro o me, oppure mia moglie. Io ho detto loro, lei non ha capito e ha iniziato a dire no, questo no e questo no, comunque a parte gli scherzi. Essendo io già un lettore di Nathan Never, come hanno detto, mi sono veramente emozionato tantissimo, innanzitutto perché è un fumetto che mi piace tanto, anche perché ha introdotto anche forse il primo fumetto di successo di fantascienza anche italiano, cioè, perché poi alla fine ci sono stati forse qualche esperimento, però neanche poi seriale di così grande successo. Ricordiamo che negli anni 90 veramente è stato l'ultimo grande successo del fumetto italiano, poi dal 1991 non c'è stato più nessun fumetto che abbia venduto tanto e che abbia avuto un riscontro così importante, quindi è sicuramente in Italia il fumetto di fantascienza il maggior successo. Io tra l'altro ricordo, perché poi a quei tempi quando è uscito Nathan Never, io facevo, diciamo, ero studente, però arrotondavo e mi facevo la paghetta da solo e andavo a vendere fumetti al Bastione. Quindi ero uno di quelli che magari sicuramente sta capitando anche a voi di andare al Bastione. Se avete comprato fumetti, è probabile che di fronte ero io il pusher che spacciava fumetti. E quindi quando dopo c'è stato un successone incredibile di Dylan Dog, tanto che magari qualcuno se lo ricorda pure, numeri 1, 2, erano ovviamente probabilmente la tiratura pensata all'inizio, non si immaginava un successo simile, quindi sono andati esauriti praticamente in un niente. E quindi quando è uscito poi Nathan Never, cosa è successo? Che io ero uno di quelli che volevano fare l'affare, no? Cioè, allora sono andato in edicola e ne ho preso 10 copie, no? È vero, eh?
devo dire che la Bonelli probabilmente ha detto eh no, stavolta non mi freghi, e quindi non è andato esaurito, quindi io mi sono ritrovato 10 copie che sul momento in realtà non avevo fatto un affare, però poi dopo sono andato esaurito. Questo è vero, lui ha detto delle cose giustissime, perché la Bonelli quando in quegli anni la Bonelli ha fatto veramente un cambiamento, prima pubblicava soprattutto fumetti classici, western, già era una novità all'esterno, poi col successo, prima un po' successo così un po' tiepido di Martin Mister, poi di Dylan Dorgan, dopo fu una sorpresa perché proprio non ci credevano, pensavano che sarebbe finito dopo pochi numeri. Quando invece ci fu il boom, e noi di Natanella dobbiamo molto al successo di Dylan Dorgan, senza Dylan Dorgan non ci saremmo stati neanche noi, quando ci fu questo successo la casa editrice venne presa un po' in contropiede e fecero delle tirature più elevate. E quando poi uscì la notizia, dopo il grande successo di Dylan Dog, che la Bonelli sarebbe uscita con una nuova serie di fantascienza, si crea un'attesa veramente spasmodica, ne parlarono tutti i giornali, io c'ho una rassegna stampa con un librone così dal Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, tutti dedicavano articoli a questo nuovo personaggio, quindi è chiaro che le tirature furono adeguate, il primo numero sembra impossibile pensando al mondo di oggi, perché veramente sembra di parlare di un altro pianeta. Vendette tutte le 300.000 copie che erano uscite e vennero stampate altre 150.000 copie, quindi vennero vendute 450.000 copie, che è una cifra enorme. Poi le cose naturalmente non sono andate bene per tanti anni, adesso siamo insomma su livelli molto diversi, però è proprio cambiato tutto, no? L'editoria italiana è un'altra cosa. Stiamo parlando di un'epoca che non è così lontana, ma per noi che l'abbiamo vissuta sembra lontanissima. Okay, poi tra l'altro io adesso mi hai fatto pensare una cosa, siccome non sarò stato io l'unico genio, quindi alla fine quante ne avete vedute reali? No, erano un centinaio in realtà. Sì, cioè. Questo è vero, probabilmente. Io l'ho preso 100, l'altro ha preso 1000, in realtà erano 5 a leggere. Tutti quelli come lui hanno contribuito a questo grandissimo... Quindi un po' sono io, un piccolo azionista di questo. No, comunque tornando alla domanda di Bruno, poi sul test, insomma, quando poi effettivamente mi sono rinchiuso, diciamo, in una sorta di riflessione sul fumetto, devo dire una cosa che un po' mi ha fatto sorridere, perché io ho scrivo, quando si scrive una canzone ognuno c'ha il proprio metodo, io uno ne ho perché sono una pippa e quindi le scrivo così. Nel senso che butto giù un sacco di cose, magari ti viene in mente una frase che secondo te in qualche modo è una suggestione che ti fa venire in mente un determinato episodio, una scena di qualcosa. E quindi ho iniziato a scrivere un sacco di cose e ho notato che mi venivano cose veramente cupe, ma proprio cupe, cupe, cupe. Nathan Never è un fumetto cupo, però ho detto, cavolo, io la devo scrivere, poi la deve leggere in linea. Cioè, se la faccio troppo cupa, dice, ma tu porti sfiga. Cioè. Poi, cosa è successo? Che poi lo sentirete, comunque, c'è cioè una sorta di introduzione che abbiamo pensato, mettiamo qualcosa di parlato all'inizio della canzone. E allora qualcuno ha detto, ma perché non chiediamo a Beppi Vigna di darci una frase? O Beppi Vigna, che è la persona più gentile del mondo, che non finiremo mai di ringraziare, giustamente si è messa a disposizione e ci ha dato questa frase, che io non ho letto subito, poi me l'hanno passato, ho letto la frase. È la frase più cupa di tutta la canzone. Cioè, a quel punto, però il pezzo era già fatto, quindi io ho avuto una voglia di quasi quasi ci ripesco tutte quelle frasi più cupe che avevo pensato e che ho scartato sul momento. Quindi poi alla fine ci avevo preso che è un fumetto cupo. No, beh, i lettori hanno soprannominato Nathan Never il busone, non a caso. Però c'è effettivamente una visione. Nathan Never è un personaggio che vive in un mondo che non riesce a riconoscere, perché è legato molto al passato. Non a caso ha delle manie, collezioni, i dischi in vinile, le videocassette, che nel futuro di Nathan sono qualcosa di veramente antico. E poi ha un passato doloroso che l'ha segnato, che ne ha formato il carattere, quindi ha anche un carattere un po' autodistruttivo. Non è proprio una persona, secondo me, adesso se esistesse Nathan Never, con cui dici, beh, vado a cena, Nathan Never, che voglio proprio passare una serata divertendo. No, magari lo chiami per altre circostanze. Però quando io ho letto il testo, non ho sentito la musica ma il testo l'ho letto, sono rimasto veramente colpito, perché sì,
c'è questa atmosfera, diciamo, possiamo definire un po' decadente, perché il futuro di Natamelle è un mondo un po' decadente. Però mi ha colpito il fatto che si respirava proprio l'atmosfera del mondo di Natamelle. Quindi poi adesso mi spiego tutto, perché lui è un lettore della prima ora e quindi era preparato. Proprio fare una domanda a Mari Pisanu, che è la voce femminile del gruppo, una mia curiosità. Dunque, ma è vero che comunque in quel periodo magico dell'inizio degli anni Ottanta, in effetti i cartoni animati giapponesi piacessero molto e soprattutto anche alle ragazze, non soltanto quelli con tematiche femminili, come magari potevano essere, non so, Candy, Kiss Me Licio, ma anche proprio quello sguardo, scusa, ma anche ma anche proprio quelli con Mari, che è un rapporto particolare perché ci conosciamo da circa 25 anni e lei cantava in un gruppo che faceva a sua volta qualche volta cover dei cartoni animati, quindi so che è una appassionata, però gliela faccio lo stesso sapendo la risposta, nel senso che ci sarà un motivo per cui anche alle ragazze negli anni 80 piacevano comunque anche i cartoni animati tra virgolette maschili, come quelli a tematica robotica o comunque sportiva. C'era voi, un... vuoi la verità o una bugia? Una bugia. Una bugia, perché erano molto interessanti sicuramente, perché i protagonisti erano veramente gnocchi e quindi noi guardavamo, cioè cosa dovevamo fare? Erano, okay. Cioè, sapevo già la risposta, gliel'ho data sul piatto d'argento apposta. Poi metti Teres, che ha rovinato tutte le storie d'amore. Tutti i bravi ragazzi non hanno speranza, cioè sappiatelo, da quando esiste Terence non c'è nessuna speranza per i ragazzi. Terence, Actarus, ovviamente, sì, non c'è proprio, potete andare tranquillamente al mercato qui a fare la spesa, perché tanto non c'è futuro. Ecco, e questa domanda però la volevo collegare invece a quella da fare a Baby Vigna, ovvero perché i personaggi di Dylan Dog e Nathan Never, che sono proprio quasi degli anti-eroi, sono piaciuti così tanto al lettore o alla lettrice normale, perché sono tutto fuorché degli eroi indistruttibili come potevano essere Superman o magari qualcuno. No, si toglie pure il quasi, sono degli antieroi. Credo che la figura dell'antieroe fosse l'unica figura che potesse affermarsi in quel periodo. Se vogliamo così ricollegarci ai cartoni animati giapponesi, direi che nei cartoni animati giapponesi sono presenti molto spesso degli eroi che non sono quelli di un tempo, appunto, cioè eroi a tutto tondo, un po' tagliati con l'accetta, molto, molto precisi nelle loro caratteristiche da eroi, no? Nei fumetti giapponesi hanno proprio introdotto un tipo di personaggio pieno di ambiguità, che ha delle diverse sfaccettature. Se in effetti sono in qualche modo così anche Dylan Dog e Nathanelle. Nathanelle ha subito sicuramente l'influsso del fumetto giapponese, perché noi seguivamo molto il fumetto giapponese. Per Dylan Dog forse i meccanismi sono diversi, però si tratta sicuramente di antieroi, e bisogna dire anche una cosa, che sono anche i due eroi del fumetto italiano che hanno coinvolto il pubblico femminile. Perché prima le ragazze leggevano per i fumetti, no? Io poi conosco tantissime fanciulle che leggono, sono appassionate anche di Tex Willer, però un tempo era difficile, il fumetto era un intrattenimento soprattutto, almeno quello d'avventura, perché poi c'erano altri fumetti, per esempio l'Intrepido del Monello negli anni 60 e 70 invece erano molto letti anche dalle ragazze, però il fumetto giapponese ha aiutato a far conoscere anche il fumetto d'avventura alle ragazze. Quello che ha detto Mary è assolutamente vero, perché io conosco tantissime ragazze appassionatissime di cartoni animati e una delle molle era sempre perché c'erano questi personaggi che le conquistavano, e questo ha funzionato. Io conosco anche dei ragazzi che comunque
comunque sono rimasti faldorati da certe eroine del... lasciamo stare, Bruno, della propria adolescenza corrisponde a situazioni vissute nella serie animata preferita. Io credo che ci sia stato questo passaggio. Noi l'abbiamo anche cercato di, uso una parola che può sembrare così brutta, sfruttare questa cosa, con la serie Lex Weaver, che comunque non è più pubblicata, ma è stata un'altra serie di successo, uno spin-off di Nathan Never, e noi abbiamo preso il personaggio della spalla di Nathan, Lex, e l'abbiamo trasformato in, credo che sia, possa essere definita forse la prima vera protagonista del fumetto Bonelli, con una serie che è durata più di 130 numeri, quindi una serie che è andata molto bene, dove il nostro pubblico erano soprattutto le ragazze, era un pubblico femminile, e tra l'altro quando è terminata la serie questo pubblico è rimasto, perché ancora adesso continuiamo a ricevere richieste, soprattutto da ragazze che ci dicono ma perché non portate fuori l'ex. Noi con l'ex avevamo fatto un'operazione avvicinandole il più possibile ai toni del cartone animato e del fumetto giapponese, dandogli quindi un... molta meno cupezza che la serie di Nathan Never, anzi era una serie molto, molto ironica, dove addirittura il personaggio si rivolgeva al lettore, c'era lo sguardo in macchina, quando in un film uno si rivolge proprio alla macchina da presa e sembra che stia parlando con lo spettatore. Lex faceva queste cose nel fumetto che erano abbastanza inusuali per il fumetto italiano, negli Stati Uniti c'erano invece vari esempi. Però è lì che è nato un pubblico veramente bonelliano di ragazze, e c'è anche un altro aspetto, lì è nata anche una generazione, perché su Lenz avevamo fatto un lavoro di questo tipo, una generazione di artiste, di disegnatrici che lavoravano sui fumetti, perché prima le disegnatrici erano pochissime, si ricorda Lina Buffolente che disegnava il comandante Mark e poche altre. Dopo le sorelle Giussani, che erano sceneggiatrici diaboli, che sono le più famose, però veramente è difficile poi trovare altre figure femminili nel fumetto italiano fino agli anni 80-90. Con Lex Weaver noi abbiamo avuto un'infornata di disegnatrici che continuano a lavorare, si sono affermate, poi sono state raggiunte da altre, basta pensare a Patrizia Mandamici, a Antonella Vicari, a... Lucilla Stellato, adesso ce ne sono veramente tante, quindi anche in questo Nathan Never, perché poi sempre di Nathan Never si trattava, dell'universo di Nathan Never si trattava. Io voglio terminare con una spudorata pubblicità, perché oggi, proprio oggi in edicola, è uscito Asteroide Argo, un altro spin-off di Nathan Never, ed è da stamattina che io non faccio altro, siccome viene annunciata la chiusura, dopo 10 numeri, una serie partita nel 2000 che ha avuto 10 uscite in questi anni, abbiamo deciso di chiuderla, di chiudere. Oggi è l'ultima puntata di Asteroide Argo. Ed è da stamattina, siccome nessuno lo sapeva, e poi hanno comprato, i primi lettori hanno comprato l'albo in edicola stamattina e hanno visto questa cosa qui, io sono tempestato da chiamate, messaggi, di gente che dice come, ma allora come il disegnatore Andrea Bormida stiamo pensando di organizzare qualcosa attorno ai personaggi di Asteroide Argo, che è un'altra costola di Nathan Never, che ha avuto un suo pubblico molto, una canzone su Asteroide Argo ci potreste pensare, tra l'altro adesso c'è un museo della scienza in Piemonte che ci ha chiesto di fare una mostra proprio concentrata su Asteroide Argo, dove ci sono dei personaggi che erano compagni di lavoro di Nathan, compagni d'avventura di Nathan, che invece finiscono per una serie di ragioni che sono state raccontate nelle prime storie in un'altra galassia. E la serie, che ha un tono più da commedia avventurosa, diciamo, è proprio basata sul fatto che i valori della civiltà umana cercano di affermarsi in mezzo a popoli molto differenti, e quindi è una maniera anche per affrontare dei temi non facili, non sempre affrontati nel fumetto, come il tema del rispetto per le altre culture, il tema della diversità, il tema dell'etica nella scienza, per esempio. Alcuni lettori, un consistente gruppo di lettori ha apprezzato molto, però la Bonelli adesso vuole operare un rinnovamento, e quindi molte vecchie
testate stanno chiudendo, però io, se c'è qualche affezionato lettore anche qui di Asteroidario, dico non preoccupatevi che in qualche modo facciamo tornare questi personaggi. Ottima pubblicità, quindi invitiamo tutti, che vi facesse piacere domani, a comprare questi numeri, se no Gianni forse ne comprerà molte copie per poi fare bagarinaggio successivamente. Compra 100 copie e poi le rivende al doppio. Io volevo chiedere invece, prima poi di dare lo spazio per gli ultimi assestamenti per iniziare appunto il concerto, a qualcuno del pubblico se volesse fare qualche domanda sulla canzone o comunque sul repertorio sia i supereroi oppure semplicemente sull'immaginario fumettistico e su questi due anniversari, 30 anni di Dylan Dog, 25 anni di Nathan Never a Baby Vigna. Quindi qualsiasi domanda sì, o considerazione è bene accettata. Salve. Oltre a seguire i supereroi io sono anche lettore di Nathan Never, quindi tra le altre cose, quindi ho abbinato le due cose. Invece di Dylan Dog lo leggevo perché il fratello della mia ragazza lo comprava, quindi di straforo, come si dice. Non potevo comprare tutto, era un ragazzino. Volevo sapere da Gianni? Volevo sapere che a che cosa ti hai ispirato, magari qualche fatto specifico di Nathan Ever, avendo comunque Nathan Ever una storia soprattutto all'inizio della sua carriera artistica e non, tragedie, i capelli bianchi li ha dovuti proprio a questo, nel senso che comunque e muore la moglie, lui si sente in colpa perché ha problemi e la tradisce. La figlia viene rapita, eccetera, eccetera, e quindi volevo sapere se avete trovato qualche spunto. Ma, guarda, devo dire la verità, adesso che lei quando sintetizzi di solito questi fumetti, ma capita per qualsiasi cosa, se andiamo a sintetizzare sempre romanzi, fumetti, detti in due parole sembrano un cumulo di sfighe, detto proprio, perché in realtà sono poi, diciamo, sempre gli eventi incredibilmente tristi o incredibilmente allegri che poi un po' segnano la vita delle persone normali e di conseguenza anche delle persone raccontate, per così dire. Se mi sono ispirato a qualcosa di particolare, posso dirti sì e no, nel senso che poi, ti ripeto, io almeno quando scrivo un sacco di cose e poi penso sempre che la canzone, almeno nella parte del testo, è anche in qualche modo una poesia. E il mio punto di vista, poi, ma non vuole essere un punto di vista che per forza è meglio o peggio, però secondo me se un testo, anche di una canzone, letto senza la musica, funziona, ovviamente nelle mie orecchie, vuol dire che ha un senso, ok? Un senso per me, ovviamente, poi magari per gli altri fa schifo, però cioè, ovviamente ogni scarafone, come si dice, è bella mamma sua. Per cui dentro il testo trovo diverse situazioni, che però poi lo rileggo e dico sì, ma anche quell'altro episodio, oppure quell'altro ancora, e quindi per quello che ti dicevo sì e no. Però non ho pensato per esempio a una cosa specifica, nel testo c'è un riferimento che poi è una parte che forse io sono solo intervenuto, diciamo, a supervisionare, che ha scritto Mari, che in realtà quella parte del testo non è, diciamo, propriamente Nathan, ma bensì è la moglie, quindi non è la moglie morta, mi stavo uscendo, che non c'è nulla di istituta spiritica, però è così, magari lei ha scritto quella parte lì e magari ha una risposta più specifica. Praticamente è nato tutto così. Stefano mi ha detto regolati, guarda, o la moglie è morta o la figlia malata o questo, devi tirar fuori qualcosa dietro. Ok, vabbè, quindi io praticamente quando mi hanno detto che avremmo fatto questo brano mi sono letta 25 anni di fumetti in tipo due settimane, no, non è vero. E quindi ho cercato di controbilanciare l'aspetto cupo che ha reso Gianni con qualcosa che desse un minimo di un richiamo comunque alla speranza, qualcosa, perché in fondo lui è uno dei buoni e quindi ho
cercato di rifarmi a questo, seguendo naturalmente tutti i suggerimenti di loro che ne sanno molto molto più di me. E diciamo che insieme le due parti sembrano dialogare bene, credo almeno. Ah, perché... questo richiama la speranza, secondo me è giusto, perché Nathan Never non è un fumetto tragico, ma Nathan Never è un fumetto che invita proprio alla speranza attraverso un personaggio che ha un non la svelo la frase perché se avete messo quella, però c'è la frase iniziale è una visione di Nathan che è il suo modo di restare legato al passato, però questo non significa che non voglia portare nel futuro tutto quello che di bello e di buono c'è stato nel suo passato. Certo, nel suo passato ci sono anche delle tragedie. Poi il fatto che la moglie sia morta in realtà è un espediente fumettistico, perché si sa che nei fumetti ci sono, e nelle storie in generale, ci sono i flashback. Adesso io ho appena terminato una storia dove c'è la nascita dell'amore tra Nathan e Laura Loring, quindi lì non è morta. Fumetto che uscirà nel 2018, figurati. Quindi i personaggi dei fumetti hanno questa straordinaria prerogativa che non muoiono, possono tornare in vita. Non invecchiano, Texas 60. Nathan Never invecchia, perché Nathan Never c'è un ciclo di storie dove lui racconta la sua giovinezza ed è vecchio. Quindi l'abbiamo fatto invecchiare, però può diventare bambino a seconda del periodo che focalizziamo. Qualche domanda? Aspetta, volevo fare una precisazione. Ci sarà un intro che di questo pezzo, che comunque c'è un attore che recita questa frase, appunto, questa frase segreta, mettiamola così. Si chiama Leonardo Tomasi e ringraziamo anche lui per questa frase molto molto carina, anche recitata in un certo modo, che a Gianni provoca sensazioni particolari. Leonardo Tomasi. Bene, un applauso. Vieni. Non ho parlato di Lamu, cioè non ho parlato di Lamu. Bene, diciamo. Paolo, vuoi fare una domanda? Sì, volevo sapere da te se hai ancora qualche numero. Mi ha fatto arrivare tre numeri, uno di Nathan Never, quindi anche lui è uno di quelli. Era uno di quelli, ero io, pirate. Minimo ti devo illudire. Cioè, in pratica, se non ci fossero stati loro due, di Nathan Never non se ne ricorderebbe nessuno, perché non sarebbe stato un successo. Siete timidi? Qualcun altro? È una domanda semplicissima, perché se c'è il microfono. Qualcun altro? I fan del film, che hanno realizzato il film, si sono messi in contatto con lei, le hanno chiesto qualche consiglio? È successo un mondo meraviglioso che sto immaginando? No, io li ho conosciuti perché l'attore, quello che interpreta Nathan Never, è venuto quest'estate in Sardegna, mi ha chiamato, ci siamo visti, abbiamo chiacchierato di fumetti, però sono dei ragazzi molto appassionati e sia il lavoro su Nathan che il lavoro su Dylan nascono proprio come il desiderio dei fan di vedere i film. Purtroppo la storia dei film è un po' complicata per i due personaggi. Di Nathan Never un film è uscito e ha deluso tutti, quindi i fan hanno detto vabbè, allora lo facciamo anche noi, cerchiamo. Per Nathan Never il film non si è fatto, perché i diritti di Nathan Never sono stati opzionati da una produzione americana che ancora adesso li gestisce, anche se sono scaduti, però per una storia una complicazione dei diritti, dei contratti e nella gestione dei diritti americani, non possiamo più disporne noi, almeno in questo momento. Però sono stati opzionati anche dalla DreamWorks di Steven Spielberg, nel senso che Nathan Never è stato visto come un personaggio che poteva avere, e secondo me lo ha fortissimo, un appeal per il pubblico cinematografico. Purtroppo poi il cinema è una cosa molto diversa dal fumetto. Parliamo poi del cinema americano, che ha dei budget incredibili, per cui montare un film è molto difficile. Gli americani quando fanno un film vogliono essere sicuri di guadagnare moltissimi soldi, e quindi il film di Nathan c'è stata la possibilità di vederlo, però poi gli americani hanno calcolato che non avrebbero guadagnato abbastanza e hanno preferito attendere. Chissà se un giorno lo vedremo mai. Un'altra velocissima, posso? Una domanda semplicissima. Durante il periodo appunto,
Never ce ne sono moltissime di apparizioni e di riferimenti a cose sarde, dalla lingua, dei personaggi, personaggi nascosti, più o meno nascosti. Domanda semplicissima. Bonelli vi permetteva di fare queste scelte così o erano proprio degli escamotaggi che voi nascondevate? No, no. Bonelli non se ne accorgeva neanche. Pensate che Bonelli era un personaggio straordinario, Sergio Bonelli è stato veramente un grande, però era anche una persona che aveva una sua sanissima innocenza e ingenuità. Vi racconto un aneddoto. Lex Weaver è un personaggio di omosessuale, di una donna che sta con un'altra donna. E questo ci aveva anche portato l'attenzione della stampa proprio per questo motivo. Un giorno una rivista proprio sui diritti degli omosessuali dedica un articolo con Lex. E Bonelli legge questo articolo, ma perché parlano di Lex Weaver? Non si era accorto dopo che erano usciti 100 numeri che c'era questa storia, perché proprio aveva una sua innocenza. Quindi anche queste cose sarde erano parole che probabilmente pensavano che si sono inventati un termine strano. Quando noi abbiamo scritto dei dialoghi in una lingua di questi predoni del deserto che era scritta come se fossero parole in inglese, però se uno le leggeva con la pronuncia inglese venivano fuori delle parole sarde. E erano iniziate ad arrivare in redazione tantissime lettere, soprattutto da parte di emigrati che avevano letto Nathan Never all'estero nelle edizioni che allora uscivano fuori, e dicevano, ma questi qui parlano in sarda, ma questa parola la conosco. Cioè, per esempio, una malattia tropicale rarissima si chiama sagallentura. Oppure c'erano dei riferimenti poi alla città e alla Sardegna, c'era la strada principale, l'arteria principale era la 554, che ancora una se la legge in Australia dice vabbè, hanno messo un numero a caso, se la legge uno di Cagliari dice questi stanno andando sulla 554, che è una strada che percorriamo spesso, oppure c'era fantascientifico che si potesse percorrere tranquillamente. Oppure c'erano altri giochi, quelli che gli americani chiamano inside jokes, cioè giochi nascosti che possono riconoscere solo alcune persone, che però non si inseriscono nella comprensione della storia. Son cose, potevamo mettere veramente altri nomi, altri numeri, e nessuno se ne sarebbe accorto. C'era il carcere della città che era Good Walk, buon cammino. Grandissime di queste cose. Oppure c'è. Beh, il drink era il Corongio, mi ricordo. Il Corongio, che era il bacino dall'acqua Cagliari, però quando poi Nathan va su Marte, lì c'è un'altra bevanda, allora va pensato il. Scritto naturalmente in maniera che sembrasse più esotica, il Govosai, che è il bacino che dall'acqua Nuoro, c'era questa. Oppure altre cose, c'era in una storia Nathan Never che partecipa a un torneo di arti marziali e combatte con questo Sardus, lì eravamo stati un po' più espliciti, che è in costume sardo e che è il campione di strumpa e si batte di queste cose. Tantissime ci hanno sicuramente portato molta simpatia da parte dei nostri corregionali. Bene, io però io volevo direi la domanda di una femminuccia, neanche una, tutte timide, tutte. Dai, Paolo. Sì, allora. No, se no vi svelo un altro inside jokes. L'avvocato della serie Nathan Never si chiama Olivia Holling. Sarà un caso che mia moglie fa l'avvocato e si chiama Olivia Olla? Questo merita un applauso. Ah, io volevo chiedere questo, prima hai detto che Dylan Dog in qualche modo è il primo degli anti-eroi, così come anche Nathan Never. Volevo chiedere un tuo parere, io da lettore di fumetti ne approfitto. Secondo me il primo anti-eroe, io l'ho sempre visto un po' Mister No, proprio come anti-eroe. Io l'ho visto come un fumetto che segnava in qualche modo una differenza,
insomma, io ho iniziato a leggere i fumetti perché mio padre collezionava Tex Willer, quindi un fumetto granitico, insomma, se vuoi anche un po' noioso, nel senso buono del termine, nel senso che rispetto a quello standard, sicuro, lo colleziono ancora. Però rispetto a sempre quello standard, nel senso che un po', diciamo, ci si aspetta già che cosa succederà, e in effetti succede sempre quello, anche da un punto di vista psicologico intendo. Mister No, secondo me, è stato proprio una svolta incredibile, cioè un eroe che non era tutto d'un pezzo, un po' sbrindellato, un po' strano. La vedo giusta o mi sbaglio? Sì, sì, no, hai detto giusto. Io non ho detto che sono stati i primi antieroi, perché poi ce ne sono stati anche altri, nella stessa Bonetti, se andiamo a cercare di personaggi. Però il grande cambiamento c'è stato proprio con Mister No, che è un'idea di sempre Bonetti, che ha voluto fare un personaggio corto, un personaggio... però diciamo che Mister No non ha dato l'avvio a quella rivoluzione che invece è accaduta proprio con Dylan Dog. Dylan Dog, c'è stata da parte di Sclavi un'intuizione veramente straordinaria, perché ha preso le strutture del genere anche più maltrattato del cinema, che era lo splatter, l'horror proprio più considerato, insomma, meno nobile, e l'ha mescolato con tematiche alte, riuscendo a raggiungere proprio dei livelli anche di poesia in certe storie. Infatti Dylan Dog è stato un fumetto apprezzatissimo ed è entrato proprio nella cultura italiana. Lì c'è stata però una rivoluzione, quindi il pubblico che voleva dei personaggi dove l'avventura potesse anche essere veicolo per temi più importanti. Era così anche Mister No, però Mister No non ha generato questa rivoluzione, l'ha generata Dylan Dog. Però è assolutamente vero che il primo vero antieroe della Bonelli è stato Mister No. Cioè, allora, tu da fumettista, comunque da esponente del settore, c'è stato un qualche eroe dei fumetti che quando è uscito ti ha scatenato quell'istante di sanissima invidia, porca miseria, avrei voluto crearlo io questo, e se sì, perché? Quale e perché? Certo, perché essendo un appassionato di narrazione, fumetti e non, ci sono dei personaggi che veramente mi hanno conquistato, e chiaramente quando sei conquistato e fai questo lavoro dici accidenti. Come sarebbe stato bello se fosse stato io l'inventore. Ce ne sono diversi, ne citerò alcuni che non sono tra i più conosciuti, però io trovo che sia un personaggio straordinario, il Torpedo di Abulie Bernet, che è un gangster italo-americano straordinario, con delle sceneggiature scritte benissimo, e quando io le ho lette, sono uscite negli anni 80 in Italia, veramente dicevo accidenti, che personaggio scritto bene. Poi ci sono dei classici del fumetto che veramente, magari con autori con i quali non è possibile neanche il confronto per un fatto di generazionale, di tempi diversi in cui abbiamo vissuto, però per me sono stati fondamentali. Io credo che adesso il fumetto, che ormai si è guadagnato un posto nella cultura, perché quando ero piccolo io leggere i fumetti a scuola era ancora vista come una cosa negativa, adesso Nathan Never per esempio è entrato nelle antologie scolastiche. Mi ha telefonato alcuni mesi fa una signora di una casa editrice dicendo: guarda, stiamo inserendo questa sua storia di Nathan Never dentro un'antologia scolastica, mi ha letto una cosa che non ho capito, perché facevano un'associazione con Nathan Never e la sua mania di conservare gli oggetti con Gozzano. Va bene tutto, sono già contento che avete messo Nathan Never nell'antologia, però in questo momento noi abbiamo a che fare con un fumetto che è molto più evoluto, un fumetto che si rivolge soprattutto a un pubblico per adulti, non c'è soltanto il fumetto che va in edicola, c'è il fumetto che va in libreria e che prende sempre più spazio nelle librerie, tutte le case editrici, anche le più grandi, guardano la graphic novel e il fumetto come un passaggio importante. Goffredo Foffi ha detto qualche anno fa: il romanzo è stato superato dalla graphic novel perché la graphic novel è un
modo di raccontare più adeguato alla complessità della realtà contemporanea. Io non so se cose siano vere, però adesso noi possiamo contare su un prodotto fumetto molto, molto più, più elaborato ed evoluto, quindi anche più facile di battersi in roba che uno dice accidenti, mi sarebbe piaciuto scriverlo, però più che altro io anzi in realtà proprio non mi capita di provare invidia, ma sono solo gioia, perché se un fumetto mi conquista, magari il rammarico è un altro, perché ci sono tante cose che gli autori di fumetti tengono nel cassetto e che magari non si adeguano, non sono ritenute adeguate al mercato. Io in questo momento per esempio sto combattendo tra editori e autori e disegnatori, perché c'ho un personaggio che secondo me è straordinario, è stato apprezzato, ma non si trova la maniera di farlo uscire, perché l'editore dice bellissimo, però è troppo, sofisticato, è troppo raffinato, ci sono troppo riferimenti culturali, magari noi facciamo un bel fumetto però non ce lo compra nessuno, e questo è diciamo il rammarico maggiore. Bene, un grandissimo applauso agli interventi di Beppi Vigna e dei tre supereroi. Questa chiacchierata sarebbe bellissima da poter portare avanti, ma il tempo scorre inesorabile, quindi direi che adesso diamo lo spazio alla musica, in pochissimi minuti per preparare il palco. Quindi ringrazio ancora l'Istituto Comprensivo Ciusa Mameli Mulinubeciu, nella persona qui del dirigente scolastico, la preside, la dottoressa Giuseppina Miceli. Ringrazio l'associazione Ibris, il centro del fumetto, quindi tutto lo staff di Beppi Vigna, oltre che appunto i disegnatori, ma tutta l'organizzazione, la segreteria amministrativa e il pubblico che è intervenuto. Quindi veramente pochi minuti ancora finire di preparare il palco e poi iniziamo con la parte musicale. Grazie e buon proseguimento a tutti.